Buongiorno, buongiorno. Bene, bentrovati in un nuovo video. Oggi, dopo la spacchinata della settimana scorsa, facciamo una cosa un po' più tranquilla, quindi siamo qua vicino a casa. Partiamo da Gallio e facciamo 1400 metri di dislivello. Sono 42 km, la difficoltà è media, quindi giusto per tenersi un po' nel pezzo, diciamo. E non ci facciamo mancare nulla, quindi passeremo per Campo Mulo, Maiga Mandriele, e single track dopo aver scavallato, diciamo, la parte con l'altitudine più alta. Saremo comunque a più di 2000 metri perché è una delle cime più alte dell'altopiano qui di Asiago, però dovrebbe essere una cosa piacevole. È incredibile perché ti fermi un attimo a bere e trovi un reperto della Prima Guerra Mondiale. Qua è pieno. Bene, allora siamo arrivati al rifugio Campo Mulo, pausetta panino e adesso andiamo subito via perché ha cominciato a piovigginare, anche se non era previsto, quindi yuhu! Imprevisto dietro l'angolo qua. Ciao. Bene, ho saltato una lunga parte perché al video può sembrare noioso, però vi posso garantire che viverlo, ovviamente, come tutte le cose, è tutta un'altra cosa. Si fanno 4-5 km in leggera pendenza in discesa, tutti su una strada larga, sterrata, in mezzo al bosco, e devo dire che è molto bello, insomma, cioè veramente. Vorrei cambiare ogni tanto gli aggettivi, ma comunque è figo, diciamo, ok? Spettacolare perché è pieno di gallerie. È un vero peccato. Bisogna prendersela con più calma. Io tornerò un altro giorno comunque.
Allora, è bellissimo perché c'è proprio un sito della prima guerra mondiale con tanto di caverne scavate, proprio si vede che servivano da riparo o come magazzino, ma fa impressione. Infatti il sentiero che ho appena fatto è una mulattiera, come spesso accade qui nell'altopiano, ed è incredibile come veramente sia tutto ancora conservato e valorizzato. Comunque, per chi gli piace queste cose può venire, l'accesso è libero. Ed è veramente entusiasmante. Bene, anche oggi siamo arrivati sul punto più alto, 2090 metri circa, e per i più audaci si può andare sopra alla croce e ci sono altre caverne da visitare. È un bel posto, devo dire, però io mi fermo qui con la mountain bike. Vado giù e da oggi, da adesso, comincia il divertimento. Non che non lo sia stato fino adesso, ma diciamo che adesso c'è discesa. Peccato, un vero peccato, perché ci sarebbe visto tutta la catena del lago Rai e la parte delle Dolomiti del Val Brenta dalla parte di Bassano, se ci fosse stato bel tempo, ma qualcosa riesco a vedere dal vivo. Immagino che la GoPro ovviamente non renda giustizia, anche perché mi sono accorto che tende ad appiattire molto l'immagine. Ci sono certe discese molto ripide che con la GoPro sembrano sciocchezze e purtroppo non dà l'idea della profondità. Comunque vabbè, non si può avere tutto. Bene, allora adesso spero di regalarvi delle belle immagini in discesa e vediamo come procede la giornata. Devo dire super divertente, questi sono proprio i miei.
Jolly! Mamma mia, guardate, vi posso garantire che non rende assolutamente l'idea, ma è da fare con una full, cioè io faccio tutto con una fronte perché sono un po' matto, però vi devo dire che veramente è molto molto tecnico, cioè ho avuto di quelle vibrazioni, ho gli avambracci che urlano. Un po' incazzatello! Un po' incazzatello! Ok, e ci siamo ricongiunti a completare l'8. Quindi adesso salitina e poi si va giù dall'altra parte per tornare a Gaglio, ma prima mi fermo a mangiare alla prima maga baita, bar, ristorante o catapecchia con i panini caldi che c'è, perché adrenalina, endorfine, tutto, ma ho una fame. Thank you.
posto. Quella, doppio jolly! Ciao a tutti ragazzi, giro finito e devo dire che mi si è addirittura scaricata la batteria della GoPro per una volta, quindi finiamo con l'iPhone. E beh, pazzesco, cioè magnifica la discesa finale, quindi devo dire super consigliata. Ecco, io l'ho fatta con una front, quindi se uno è temerario può farlo, però consiglio, se con una full uno non ha problemi. Ho gli avambracci veramente che mi stanno ammazzando. Non ho trovato niente da mangiare, quindi adesso mi fermo qua in piazza a mangiare qualcosa e come al solito ti ringrazio di aver visto il video fino a qui. Iscriviti se non l'hai ancora fatto per vedere le prossime avventure e se hai qualche bel percorso o qualche sito internet da consigliarmi ti prego di lasciarmi un commento, magari
io aiuto te con il link in GPS se ti va a questo percorso e tu aiuti me a trovare altri percorsi che vale la pena affrontare, insomma. Bene, alla prossima, ciao!